Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa quinta puntata di 91esimo minuto. E beh, abbiamo scelto di cominciare così questa sera come doveroso ricordo e saluto a un uomo che ha fatto tanto per il calcio dilettantistico reggiano e non solo. Ovviamente sto parlando di mister Stefano Caroni, che è scomparso mercoledì scorso all'età di 61 anni, molto conosciuto, dicevo, nell'ambiente del calcio dilettantistico, ma molto conosciuto anche come agente della Polizia Municipale. Infatti era ispettore capo della sezione antidroga, ne ha arrestati tanti, ne ha fatti arrestare tanti, ha allenato centinaia di ragazzi tra Reggio e Provincia l'anno scorso, la stagione scorsa, lo ricordiamo, sulla panchina del Puglianello in seconda divisione, ma ha allenato anche Reggiana, Monticelli, Sant'Ilario, Fabbrico, Cadelboschese, Fornovo, Albinea, Juniores Nazionali della Correggese. Insomma, era giusto salutare un'ultima volta Stefano e facciamo anche il mea culpa, perché all'inizio di questa nostra stagione non abbiamo ricordato un altro storico personaggio del calcio dilettantistico reggiano, che è Guido Nasi, il presidentissimo dell'Albinea, scomparso a fine agosto. E allora, se ci permettete, questa puntata la dedichiamo a Stefano e a Guido. Detto questo, era, lo ripeto, doveroso farlo. Cominciamo a parlare di calcio giocato e allora andiamo qualche giorno dietro. Domenica è stato un fine settimana con molte ombre, poche luci per le formazioni reggiane impegnate nei maggiori campionati delle categorie calcio dilettanti. Ovviamente Serie D, né Lentigione né Correggese sono riuscite a centrare una vittoria, pochi gli urrano strani anche in eccellenza nei due gironi di promozione, anche se c'è qualche exploit che varrà la pena approfondire e lo faremo. Parleremo di questo, parleremo di tantissimo altro, vedremo la solita buffata di gol insieme ai nostri ospiti. Questa sera non incominciamo dalla nostra Valentina, perché? Perché Valentina è a casa malata, a lei facciamo un augurio di pronta guarigione. Con noi chi c'è? C'è Anna Manfredi, che vado a salutare. Ciao Anna. Ciao Alessio, buonasera a tutti. Benvenuta, quindi una sorta di promozione per te, sei per la prima volta nella casa di 91esimo minuto, da inviata sui campi a presentatrice. Quindi ti chiedo il compito di introdurci un po' più nello specifico questa puntata e poi andiamo a presentare gli ospiti. Prego. Questa sera analizzeremo nel dettaglio i campionati di Serie D, eccellenza e promozione, parlando di sorprese e delusioni di questa prima parte di stagione. Andremo poi a vedere i gol di 9 partite ed ascoltare le interviste di alcuni dei protagonisti della domenica. Con noi in studio ci sono Ennio Botta, mister dell'Arcetana. Buonasera, buonasera. Allenatore Roberto Bobonotari. Buonasera. A suo fianco il bomber della Casalgrandese Giuseppe Ingari. Buonasera a tutti. Ed infine il nostro Luca Tedeschi. Bentrovati, buonasera. Alla postazione di Calcio Reggiano stasera c'è Daniele Mercati. Vi ricordo il numero di telefono che vedrete in sovrappressione per mandare sms e whatsapp, che leggeremo nel corso della puntata. Andiamo subito a vedere i primi due servizi. Serie D, Correggese Ravenna e Fiorenzuola Lentigione. In Serie D la capolista Correggese ospita il Ravenna Nobite decaduta per confermare il primato in classifica. Subito Pasi dal limite sfiora il palo, poi c'è l'incursione della Ravenna, Fraca Bandiera esce su Ambrogetti, poi a porta sguarnita Graziani centra il palo, pericolosi i romagnoli al 23esimo. Primo tempo assolutamente equilibrato a parte le due fiammate iniziali. Nel secondo tempo la Correggese prende fiducia, che cerca qualche azione offensiva. Berni da fuori prova la mira, il tiro è centrale, fa buona guardia Venturi. Al 13esimo azione della Correggese, cross dalla sinistra, bravo Berni ad appoggiare il pallone all'indietro, arriva Macri appena entrato, bella la conclusione di prima intenzione, traversa rete, Correggese in vantaggio. Passano però due minuti da un calcio d'angolo, Innocenti è bravo sul primo palo a girare in rete, la Correggese protesta per una sembra evidente carica di Graziani sul portiere Fraca Bandiera, la signora Marotta di Sapri lascia correre. Ci starebbe sullo scadere anche il colpo della beffa, due volte sulla linea
si vede ribattere Serrotti da Berni il pallone dell'eventuale vittoria. Incredibile l'azione, bravissimo il giocatore della Coregese per due volte a sostituirsi al portiere, con l'aiuto anche della traversa. Poi all'ultimo respiro Bovi per poco non trova il tiro della rete, ma la mira è alta. Finisce qua una Coregese-Ravenna che lascia la mare in bocca ai biancorossi, però il primato è salvo per la sconfitta del Lentigione. Prima sconfitta per il Lentigione, che cade sul campo della neopromossa Fiorenzuola. Al terzo è subito Pessagni in area, blocca Nava. Al decimo Mifta rimette una palla in area, esce Vagge e blocca in presa sicura. Al 22esimo gol del Fiorenzuola, Lari tira, sfiora Rieti e la palla scavalca beffardamente Nava per l'1-0 locale. Minuto 28, mentre invece vediamo le esultanze dei giocatori. Minuto 28, il Lentigione risponde da angolo di Savi, Gallupo colpisce botta sicura, ma Vagge compie un miracolo ribattendo distinto. Al 35esimo azione personale di Miftà, che scarica un potente destro, ma ancora una volta Vegge risponde in angolo. Nella ripresa Buali fa le prove del gol del raddoppio, ma Nava si fa trovare pronto bloccando in due tempi. Poco dopo e Guglieri dalla distanza su punizione, Nava senza problemi. Siamo al 13esimo, Buali mette in mezzo dalla destra, ma il destro intervento ancora di Rieti, che devia per la seconda volta la palla nella sua porta per il raddoppio del Fiorenzuola. Passano due minuti e Traoré completa la frittata facendosi cacciare per un fallo ai danni di Pessagno, lasciando così suoi in 10. Al 25esimo l'episodio che potrebbe cambiare il match, gol valido del nuovo entrato Rocco, ma l'arbitro annulla su segnalazione del guardaline per una sospetta posizione irregolare di Mifta. La partita finisce così, quindi doppia autorete per gli uomini di mister Zatterin, 2-0 del Fiorenzuola. Il mister nel dopogara si lamenterà per i troppi gol subiti da inizio stagione. Sconfitta quindi per il Lentigione, pareggio e un po' di rammarico per la Correggese contro Ravenna. Prima di entrare nello specifico, io però andrei da Bobo Notari, mister, ti chiedo un ricordo di Stefano Caroni, visto che tu da navigato uomo del calcio dilettanti reggiano evidentemente avrai avuto a che fare con lui. Sì, ultimamente l'avevo perso un po' di vista, però l'ho conosciuto e l'ho seguito. Mi ricordo che ho di lui è quello più quando era Bagnolo. Io, siccome avevo giocato alla Bagnolese, continuavo a seguire la Bagnolese e so che lui ha allenato lì anche con buonissimi risultati. Poi i fratelli Caroni, insomma, a Reggio sono molto conosciuti e, insomma, dispiace molto perché oltretutto ne parlavano come con una buonissima persona, insomma, al di là dell'allenatore. Purtroppo dispiace. Perfetto, Luca, vengo da te. Questa domenica che cosa ha detto? Flessione per le due squadre reggiane, dietro neopromosse. Castelvetro? Sì, direi che è un campionato da prendere con assoluta attenzione, secondo me. L'abbiamo già detto nelle passate puntate, le ribelle Molese, Delta, le grandi favorite, comunque le chiacchierate, lo stesso Ravenna, vanno piano, sono quasi praticamente al palo. Abbiamo visto con un punto in due sono ancora prima e seconda, e direi assolutamente, per quello che si è visto fino ad ora, anche noi abbiamo seguito dal campo e dalle immagini, secondo me ci possiamo aspettare, toccando ferro e quant'altro, di avere le due reggiane fino alla fine là davanti. Faccio una domanda ai due mister che sono qui. Il Castelvetro ha vinto in carrozza l'anno scorso il girone del Rolo. Ve lo aspettavate che facesse già così tanto bene al piano di sopra, dove praticamente si è professionisti, insomma, ormai al giorno d'oggi la Serie D è praticamente la serie professionisti, botte poi? Ma guarda, secondo me dipende molto da come è stata impostata la squadra. Non so, se io non la conosco come squadra, sicuramente se c'è stato fatto un certo tipo di programmazione, le possibilità di fare un buon campionato salendo di categoria ci sono sempre. Se hai un buon impianto, una buona organizzazione e hai anche un pizzico di fortuna unito all'entusiasmo iniziale che ci può essere
cambiando la categoria, secondo me si può fare bene. Bisogna essere bravi poi a mantenere, certo, non conoscendo che tipo di mercato hanno fatto. Certo. Mister, io una situazione del genere me la ricordo una decina d'anni fa, il Castellarano di Paganelli. Andò in Serie D dall'Eccellenza e fece benissimo al primo anno centrando quasi la promozione. Castelvetro per ora, chiaro, sono 8 partite, non è che si possa dire chissà che cosa, però tanto. Castelvetro adesso è una delle società che va per la maggiore. Ha vinto l'Eccellenza e aveva allestito una squadra da vincere. Quest'anno sono andati nelle categorie superiori e a livello di mercato secondo me hanno fatto una buonissima squadra, hanno preso dei giocatori di categoria superiore che danno carisma, che danno personalità a una squadra che era già discreta. Quindi, il migliore quale potrebbe essere, Bob, secondo te, quello giocatore greco? Beh, greco credo che sia quello che ha la qualità e anche la personalità assieme ad altri, perché c'è Costolino che è un giocatore che ha giocato, sta facendo bene, Spezzani in mezzo al campo è un ragazzo che avevo io a Modena, sta facendo bene, hanno una squadra secondo me dove se la possono giocare con tutti e soprattutto hanno messo dentro quel carisma che poteva servire da categoria superiore. Io ho visto qualche partita della Serie D quest'anno, sì, e mi sembra che non ci sia lo squadrone che non può, c'è il Parma, diciamo, ammazzare gli altri, quindi credo che Correggese, vabbè, un po' di anni che sta facendo bene, lo farà sicuramente anche quest'anno perché ha allestito un'ottima formazione, ma anche il Castelvetro credo che possa dire la sua fino alla fine nelle prime posizioni, perché non vedo degli squadroni che possono essere molto più forti delle squadre reggiane o modenesi tipo il Castelvetro. Delta Rovigo l'ho visto, una buona squadra, però non è che mi ha fatto vedere di più, okay, delle nostre. Perfetto, io archivierei quindi il discorso sulla Serie D, andrei ad aprire invece quello sull'Eccellenza facendo un piccolo rewind, perché settimana scorsa, mercoledì, si è giocato il turno infrasettimanale che ha detto tante cose, Luca, ad esempio che la San Michelese ha perso la prima partita in campionato con la Casa del Grandese di Beppe Ingari, che ha bissato poi domenica, la, esatto, ad esempio la Bagnolese che ha vinto il derby con il Carpinetti e il Rolo, mare di polemiche per quella vittoria mancata, tanti errori a loro dire dell'arbitro, insomma. Sì, c'è stato, il Rolo ha raccolto 2 punti in 3 partite, naturalmente c'è anche tanta tensione, c'è sicuramente la consapevolezza, si sta perdendo del terreno, purtroppo le assenze pesano per mister Ferraboschi, poi naturalmente in questi momenti magari la vedi tutta nera, quindi anche magari una fischiata, 2 negative che l'anno scorso erano facilmente rimediabili, adesso veramente stanno facendo la differenza, quindi si sta alzando un po' la pressione, è una piazza Rolo che non è abituata a stare a meno 11 dal primo posto, io penso che davanti a 26 partite ci sia la possibilità di recuperare, poi magari sentiremo anche, infatti, Beppe, volevo chiedere ai presenti se c'è la possibilità di vedere magari la grafica. Sì, volevo chiedere ai presenti, mentre la regia ci manda la grafica, questa è mercoledì, sì, sono le partite di mercoledì, se 11 punti per voi di distacco dal Rolo, dalla vetta sono già troppi, oppure se effettivamente di strada da fare ce n'è ancora, quindi di conseguenza c'è margine per accorciare. Botta, notare, Quingri. Ma sicuramente siamo all'inizio del campionato, con i 3 punti c'è sempre la possibilità di recuperare. Ha iniziato anche la stessa Casal Grandese, ha fatto 6 punti nelle ultime 2 partite e ha, diciamo, ripreso un cammino più consono forse alle sue possibilità. Insomma, il campionato è lungo, c'è tempo per recuperare, c'è tempo per fare bene, secondo me, insomma, okay, non ci sono grossi problemi. Notari? Per me la vera classifica si vede fra un po'. Adesso può essere che uno ha lavorato in una certa maniera in preparazione, quell'altro ha fatto appositamente che voleva partire forte per vari motivi e quindi non ha caricato su certe cose. Diciamo che il Rolo ha una struttura di squadra che quando ci saranno tutti, perché so che ha avuto, sì, ha tanti infortunati, qualche defezione, credo che anche se ci sono 11 punti possono cercare di recuperare, anche se ci sono formazioni tipo il Carpaneto, che è una squadra credo che abbia tutte le potenzialità per far benissimo fino anche alla fine. Anche il Nibbiano, aggiungo. Nibbiano, il Carpaneto l'ho visto, il Nibbiano no, è per quello, anche a me mi hanno detto che è buono anche il Nibbiano, ma no. Ingari? Sì, anche secondo me è un campionato abbastanza comunque equilibrato, poi adesso è presto, insomma, anche noi abbiamo avuto le prime partite un po' di difficoltà, poi ci siamo messi a posto, però
è per tutti un avvio adesso ancora, certo. Poi si vedrà tra un po' le squadre che riescono a fare un campionato di vertice piuttosto che altro, però penso che sia un campionato in cui tutti se la possono giocare per ambire alla promozione. Ecco, okay. Se un attimo alla grafica, volevo sapere il giudizio di Beppe sulla sorpresa, sulla delusione di questo girone A, guardando la classifica. Ma forse il Rolo, per come, ma guardando la classifica adesso, certo, poi, certo, chiaro. Poi vabbè, la sorpresa è la San Michelese assieme alla Bagnolese, che hanno, diciamo, fatto un avvio importante, e adesso devono però forse anche mantenere il cammino, che è quella la cosa difficile, diciamo. Però insomma, come sorprese quelle due ci sta, ci sta. Anna, torniamo al calcio giocato, cosa ci andiamo a vedere? Adesso andremo a vedere Luzzara, Casalgrandese e Colorno Folgore, con interviste al mister Boltolini e a Bacondio. La Casalgrandese in serie positiva, vuole continuare a recuperare punti in classifica ancora senza il bomber Ingari, e scende sul campo di un Luzzara che ha disperato bisogno di punti data la posizione in classifica. La partita entra subito nel vivo al settimo sugli sviluppi di una lunga azione sulla sinistra e Barbiere ad alzare di poco sopra la traversa, come vediamo, da buona posizione. Al tredicesimo va con Dio di testa, da due passi colpisce debolmente. Minuto 18, Barbieri davanti a Fava, lo vediamo ben servito, Barbieri si presenta tutto solo davanti al portiere Fava, ma viene ipnotizzato. Al ventiduesimo il meritato vantaggio per gli ospiti, con Cappellini che imbecca sulla destra Maione, gran diagonale di destro, Fava, l'incolpevole Fava, battuto per l'1-0 della Casalgrandese. Davvero un bel gol questo per il reggiano, lo possiamo riammirare dal replay, come viene ben servito, entra in area di freddezza col destro, batte Fava. Al 38esimo del primo tempo l'episodio chiave, contropiede della Casalgrandese, Barbieri viene imbeccato, viene servito, quindi si presenta ancora tu per tu con Fava che lo sdraia. Per l'arbitro, il signor Bertuzzi, è punizione e rosso diretto per il portiere. Vediamo il replay con Malivojevic che forse commette fallo sull'anticipo ai danni di Meneghiniello, e il contrasto tra Barbieri e Fava è dubbio, probabilmente il portiere colpisce sia palla che attaccante, comunque tant'è. Al 39esimo va con Dio, ancora una volta solo davanti al portiere, si divora il 2-0. Finalmente Luzzara al minuto 44 con Genova che si fa rimpallare un pericoloso rasoterra. Nella ripresa all'8° minuto ancora Luzzara con Nunziata che entra sulla parte destra dell'area di rigore, converge, un paio di finte, destro troppo debole para Toni. Al 14esimo Meneghiniello su punizione da oltre 30 metri chiama Toni alla grande risposta sui piedi di Parmigiani che si divora il pareggio. Minuto 27, Malivojevic non dà forza, blocca il subentrato Fantini. Passano due minuti, Morra dal limite, lo vediamo, non ci arriva il nuovo entrato Fontanesi che poco dopo da due passi conclude, ma Meneghiniello libera. Al minuto 35 ancora Malivojevic, ingresso in area dalla destra e da due passi obbliga Fantini al miracolo in angolo. Poco dopo ancora una volta Fontanesi, quindi praticamente solo Casalgrandese in questo secondo tempo, ben servito in area, manda fuori di poco con deviazione di Sessi. Il forcing finale del Luzzara non porta all'agognato gol del pareggio, quindi è il terzo successo di fila questo per i ragazzi di Cristiani che, come detto, continuano la risalita in classifica, mentre per quelli di Dall'Asta si fa veramente notte fonda, penultimo posto in classifica ed enormi difficoltà a trovare punti soprattutto in casa.
Partita d'orgoglio e di carattere del Colorno, che tra le mura amiche tiene testa alla Folgore e Rubiera, costringendola al pareggio. Un punto da considerarsi guadagnato sul campo per la Folgore e Rubiera, che sulla carta godeva dei favori il pronostico e sperava nel bottino pieno per tenere il passo dei migliori. Il Colorno parte bene, con un attivissimo Mattia Bovi schierato da seconda punta, che già al primo prova la conclusione deviata in angolo. Al decimo risponde Oxa, innescato da Greco, che cerca di restituire palla al compagno al centro area, ma trova il provvidenziale intervento di Calaffini, che devia in angolo. Sul susseguente calcio d'angolo addona in corna di testa sul primo palo, ma trova la pronta risposta di Spaggiaro. Al quindicesimo, dopo aver tentato ancora la conclusione da fuori, ben imbeccato da Daoglio, serio infortunio per Mattia Bovi, che è costretto a lasciare il campo. Brutto colpo per i padroni di casa, che lo sostituiscono con Zuelli. Sulla susseguente punizione, Marignello impegna severamente Pè con una parabola insidiosa che scavalca la barriera. Al ventinovesimo risponde ancora Oxa, che da destra converge al centro e libera il sinistro, che si perde alto sulla traversa. Al trentunesimo, su calcio d'angolo, addona in corna sul primo palo, ma non trova lo specchio. Al 34esimo il giovane esordiente Conti crossa per Daoglio, che viene anticipato in angolo. Sugli sviluppi del calcio della bandierina, Zuelli calcia il volo a botta sicura da centro area, ma trova la respinta di un difensore. Al 38esimo Calaffini di testa manca di poco il bersaglio, forse per una deviazione che per l'arbitro però non c'è. Il primo tempo si chiude con una bella incursione in area di Lungu, che arriva sul fondo e calcia sull'esterno della rete. Nella ripresa la partita resta combattuta, ma nessuna delle due formazioni riesce a farsi pericolosa. Al 22esimo Greco controlla e si gira in area, ma viene fermato dal pronto recupero della difesa di casa. Al 27esimo un intervento di Cavazzoli su Conti a centrocampo vale al centrocampista il secondo giallo e la conseguente espulsione. Il Colorno in superiorità numerica prova a spingere con più intensità, ma senza creare seri pericoli dalle parti di Pè. Ma il commento, come dicevo prima il tuo collega, è che ho visto un grandissimo cuore Colorno, abbiamo fatto una prestazione importante sotto l'aspetto dell'agonismo, che era quello che c'era venuto a mancare nelle ultime due partite, e sono molto contento perché abbiamo incontrato un avversario di spessore, limitandolo, avendo il controllo della partita, e poi abbiamo giocato con quattro giovani dal primo minuto, sei giovani alla fine, un esordiente, quindi diciamo che il progetto prosegue, ci manca la vittoria, ma se questa è l'atteggiamento, la vittoria arriva. Pareggio giusto, noi non abbiamo meritato di vincere, mi sono arrabbiato perché pensavamo di poterla vincere prima, ma nel corso della partita direi che insomma, il risultato mi sembra da... La partita è stata una partita da 0-0, il risultato quindi non è la conseguenza. Poche emozioni, mi sembra, pochi impegnati i portieri, mi sembra. E due grandi centrali, ho visto quelli che avevano la maglia diversa dalla mia, centrali difensivi, e sono andati bene in fase difensiva anche noi, insomma, abbiamo avuto difficoltà, però lo sapevo il Colorno, cioè, di là non mi sono mica fatto condizionare la classifica, conosco i giocatori, poi oggi entrava Ottoni che per loro secondo me è un giocatore importante. I temi da approfondire quindi in queste due partite sono i momenti esattamente opposti di Luzzara e di Casal Grandese, forse il mezzo passo falso della Folgore Rubiera, che ha trovato lo 0-0 in quel di Colorno, quindi due punti probabilmente che sono stati lasciati per strada. Andiamo dai nostri ospiti. Botte, innanzitutto voglio commentare questo momento delle due reggiane, Luzzara e Casal Grandese. La Casal Grandese, l'abbiamo detto prima, in forte crescita. Luzzara fa fatica laddove l'anno scorso ha costruito la salvezza, ovvero in casa, e poi andiamo a parlare. Ma Luzzara è in difficoltà sicuramente, fa fatica a fare. Ricordiamo che ha una partita in meno, deve recuperare con la Fiorentina. Ha una partita in meno, sarebbe importante vincerla probabilmente per agganciare, diciamo, le squadre in mezzo alla classifica. È una squadra che l'anno scorso ha fatto un campionato oltre le aspettative. Quest'anno sta facendo un po' più fatica, però ribadisco che secondo me ha tutto il tempo per poter risalire. Insomma, è chiaro che è un campionato difficile, dovrà lottare fino alla fine, però
secondo me ancora, ribadisco, presto per spacciato una squadra sostanzialmente. Notari con un appunto anche sul Casalgrande. Casalgrandese. Beh, la Casalgrandese ha avuto qualche problema di organico inizialmente, adesso credo che pian piano si stia mettendo a posto, lo sta dimostrando anche con i risultati sul campo. Luzzara domenica credo che abbia meritato di perdere, e si vede che avevano qualche difficoltà, non so quali sono i problemi loro, probabilmente siamo fuori dalla gente o no, però voglio dire, come abbiamo detto, siamo agli inizi, dipende da mille cose e l'importante è star lì, lavorare. Credo che col lavoro e con la testa giusta si migliorano anche le situazioni difficili. A Beppe Ingari chiedi innanzitutto se c'è una tabella per il tuo rientro. Ma il mio rientro dipende dalle condizioni che via via si vanno a creare, però adesso piano piano mi rimetterò nel gruppo. Adesso comunque davanti siamo abbastanza a posto, per cui sono anche gli equilibri della squadra da rispettare. Ecco. Ricordiamo che sei ai box per un infortunio, ai piede, tendini? Piede. Del piede. Piede, sì. Ok. Quanto alla squadra che siete andati ad affrontare e alla tua squadra, pensi che si migliori strada facendo? Cioè, siete stati due diesel, probabilmente voi vi siete ripresi un po' prima del Luzzara, che è ancora, diciamo, in crisi, oppure dovrete lottare fino a... Ma adesso non so il Luzzara, insomma, che mercato ha fatto. Noi comunque abbiamo fatto un mercato di gente nuova, e comunque quando hai degli elementi in squadra che sono nuovi, anche i primi tempi è normale amalgamare un po' tutto, ecco. Quindi ci va a tempo e così è stato. Adesso stiamo facendo risultati positivi e speriamo di proseguire. Perfetto. Io mi interessava adesso sapere, da un vecchio lupo di mare come Bobo Notari, che comunque sono allenato anche i professionisti, sappiamo che conosce, io parteggio sempre per le deboli, penso a Luzzara, Carpineti, Bibbiano, sono tre squadre che hanno un'idea della salvezza. Come le vedi in questo girone? E soprattutto di là dal Secchia, su chi possiamo fare, o dal Lenza, su chi possiamo fare la corsa per vedere salve a maggio le tre reggiane? Che ricordiamo adesso, se ci fanno vedere la classifica, sperando che arrivi il playoff, però è naturale che sappiamo che hanno dei progetti per salvarsi, questo penso che Bobo sia chiaro. Ma guarda, il Bibbiano... Vediamo la classifica. Il Bibbiano è una squadra dove l'anno scorso ha vinto il campionato ed è salita, quindi hanno un allenatore che io stimo molto, che è Paganelli, ed è una squadra dove secondo me, se riescono a prendere la strada giusta, credo che abbiano tutte le potenzialità per arrivare alla salvezza. Il Luzzara visto domenica, ripeto, l'ho visto, ma non mi ha fatto impazzire, ma voglio dire, credo che sia stata una partita nata male, probabilmente con dei problemi che... Ma anche loro, credo che, come ho detto prima, devono cercare di mettere più fieno in cascina adesso. Poi non scordiamoci che poi c'è un mercato dicembre che servirà anche per le squadre in difficoltà, semmai, di mettere dentro quelle caratteristiche che mancano. Carpineti secondo me sono tosti, perché, in casa sono dei clienti, soprattutto sono in casa, perché hanno poi dei giocatori storici, giocatori che non mollano mai, dei giocatori che a perdere fanno fatica, quindi secondo me a lungo andare anche loro hanno tutte le loro possibilità per saltarci fuori. Siamo agli inizi, abbiamo fatto penso 7 partite. Sì, ma in giro c'è qualcuno su cui fare la corsa fuori dal nostro territorio, o il livello delle squadre salvabili è un po' alto, abbastanza alto? No? Penso al Gotico, penso appunto a Colorno, Fidentina, sappiamo che lì... Quasi credo che sia molto equilibrato da questo punto di vista, perché il Gotico non l'ho visto e non lo posso giudicare. Il Fidentina credo che abbia una classifica più bassa per i valori... E una partita in meno. E una partita per i valori che ha. Fidentina credo che abbia dei giocatori da fare un campionato di un certo tipo, probabilmente col tempo raggiungeranno una classifica un po' più alta. Io
Ok, perfetto. Voglio chiedere a Ennio Botti invece sulla Folgore Rubiera, dicevamo forse mezzo passo falso, appunto il Colorno, una squadra in difficoltà, al di là dell'aspetto legato alla partita di domenica, è ipotizzabile che la Folgore si possa piazzare in questo campionato subito dietro gli squadroni che ai nastri di partenza erano le due piacentine sostanzialmente al rollo? Assolutamente sì, assolutamente sì. La Folgore secondo me ha tutte le carte in regola per giocarsi da fine alla fine, lo chiamiamo come outsider, diciamo le prime della classe sulla carta sempre. Certo. Comunque ha giocatori la Folgore importanti, mi viene in mente subito Greco, che comunque è un giocatore che ti assicura sempre 20-22 gol a campionato, poi più o meno, e poi ha anche altri giocatori importanti, penso che poi c'è fuori anche Ferrari. Non è infortunato? Sì, sì. È infortunato. Che va con Dio, non nasconde anche le interviste che, come dire, io non posso dire che uguale agli altri. E secondo me, insomma, ci può stare, come ha detto poi mister Vacondio, ci può stare una partita dove trovi un po' più di difficoltà. Comunque la squadra di Voltolini io conosco come persona, è sicuramente un allenatore che le sue squadre le fa, sono organizzate, di conseguenza ci può stare. L'importante è riprendere subito il cammino senza nessun tipo di problema, ma sicuramente è una squadra che può rimanere là in alto. Un flash velocissimo, Alessio, con sempre Bobo, meno 11 punti il rollo, è vero, problemi con Formato, Pedrazzoli, Di Gioia, giocatori importantissimi, secondo te sono irrecuperabili, a prescindere dal Carpaneto e dal Nebbiano che sembrano veramente armate rosse, nel senso fortissime, anzi il mercato già in subbuglio perché sembra che stiano cercando addirittura di rinforzarsi, meno 11 secondo te è recuperabile o diventa anche dopo 7 partite una bella montagna da scalare? Ma guarda, meno 11 non sono tantissimi coi tre punti, se il male in questo momento che può nascere viene curato, nel senso che il Rolo ha una buonissima squadra, io credo che il Rolo come tutti ce l'aspettavamo là davanti, ecco. Diciamo poi che nel calcio è vero che sono tutti uguali quando si fa gli allenatori, ma ci sono dei giocatori che sono importanti e quando mancano certi giocatori probabilmente anche solo a livello di personalità che possono creare episodio, oppure cioè il timore che possono incutere la difesa avversaria, ad esempio parlo di un Formato fuori che secondo me è un buonissimo giocatore, anche se a Rolo ce ne sono degli altri perché Bellesia e Pedrazzoli sono altri buoni giocatori, insomma sono tutte quelle situazioni che quando le metteranno a posto gli 11 punti, certo. Non mi ricordo neanche se è già stato fatto lo sconto diretto, con gli sconti diretti probabilmente ancora da fare, non sono tantissimi, devo ritrovare il suo cammino che è il cammino di una squadra secondo me che dovrà stare da metà classifica in su. Io vi voglio ricordare che storicamente le squadre di Ferraboschi hanno sempre fatto un po' fatica all'inizio, anche a Rolo l'anno scorso ha fatto fatica le prime giornate e poi ha carburato strada facendo. Detto questo, primo giro di SMS, Daniele, per i nostri ospiti. Allora, guarda, come SMS sono arrivati intanto un paio per Anna, saluti dalla Fides che arrivano. E poi c'è anche chi vorrebbe la mora e la bionda assieme in studio, addirittura ci attrezzeremo per le prossime puntate. Esatto. E poi c'è un telespettatore che si chiede che fine ha fatto il ricorso del Carpinetti, non si è più detto niente nella partita contro l'Acqua. A questo riguardo posso rispondere io, certo, se volete. Magari si è perso questo telespettatore il comunicato della settimana precedente dove il ricorso è stato rigettato, quindi è stata confermata la sconfitta sul campo, però sappiamo che il Carpinetti non si arrenderà e andrà avanti con ulteriori ricorsi perché per loro la posizione del calciatore messo in campo dall'Axis non era regolare in quel momento. Poi c'è un SMS per Ingari. Sapendo che è nativo di Torino, lo spettatore chiede che per che squadra fa il tifo. Ma io sono milanista da sempre, se l'è cavata. Però nel torinese tifo Toro per esserci stato nel settore giovanile, quindi odio Juve e i colori bianco-neri. Quindi ne hai persi due. Bene, molto bene. Bene, ospite perfetto, fisso. Poi c'è anche una domanda. Andiamo avanti. Lo vogliamo domanda con noi sempre, Beppe, bravo. C'è una domanda per Notari invece. L'anno scorso ha mancato i playoff per un soffio. E se crede che nella Solierese di questo inizio stagione ci sia qualcosa di suo ancora? Bella questa domanda. In questa ottima Solierese. Credo proprio di no. Credo proprio di no, perché tutti questi discorsi, il lavoro dell'anno più non c'entra niente. No, Solierese è una buonissima squadra, stanno facendo benissimo.
fatto 7x3. Direi 21. Che meglio non si può. 7x3-21 assieme alla Rosselli. Mutin. Alla Rosselli. E credo che sono le due formazioni che fino alla fine staranno davanti in classifica. Bene, direi che per adesso... Ok, questo. Perfetto. Allora, Anna, cosa ci andiamo a vedere? Adesso andremo a vedere Carpinieti Salso Maggiore. La decina Carpinieti in eccellenza, Carpinieti Salso Maggiore, uno scontro diretto per punti importanti in chiave salvezza, bianco-blu di casa contro i giallo-blu di Salso Maggiore. Arbitra il signor Mensah di Modena, partita che si gioca già in un clima autunnale, pioggia e freddo a Carpinieti. Parte bene la squadra ospite che con Rovelli al 12° trova l'angolino basso di Vandelli. Salso Maggiore in vantaggio al primo affondo, doccia fredda per la Carpinieti che nella fase di riscaldamento aveva dovuto rinunciare anche a due titolari, esordio di Corciolani, 99 prodotto del vivaio del Carpinieti. Subito in avanti con Cocconi e Carpinieti per reagire, bravo Bonatti a bloccare, poi ancora in aria Barozzi, cerca la conclusione e questa volta la palla arriva a Leoncelli che con un bel tiro a giro trova l'angolino basso di Bonatti, pareggio per il Carpinieti che ristabilisce immediatamente la parità. La partita è accesa, toni vibranti sulla linea e bravissimo Falbo al 37° a dire di no. Ha una bella girata di faie da mischia. Nella ripresa il Carpinieti più intraprendente, partita sempre spigolosa, questa volta al 19° è Barozzi che ha la palla buona per il vantaggio servito da Falbo che aveva tagliato in due la difesa del Salso Maggiore. Il piazzato di Barozzi è fuori di un soffio, poi Orlandini ha la palla del vantaggio, questa volta Bonatti in due tempi a respingere, Carpinieti che vuole stringere i denti ma però si espone alle ripartenze dei Ducali che al 28° con Morigoni cercano il calcio di rigore per l'arbitro Mensah ben piazzato, non c'è niente, poi Barozzi di testa impegna ancora Bonatti, c'è sempre di più tensione in campo, fa fatica il direttore di gara Mensah a tenere in ordine la gara. L'ultima fuga è quella di Dall'Aglio, ben servito da Orlandini, il tentativo di pallonetto d'attaccante del Carpinieti è bloccato in due tempi da Bonatti. Poi negli ultimi secondi si scaldano gli animi, Dioni espulso per fallo di reazione su Rossi. La partita viene portata a fatica al termine da Mensah, ormai sono saltati i nervi a entrambe le squadre. Cala il sipario sulla gara, un punto a testa che alla fine accontenta i due allenatori, per il Carpinieti un brodino in vista di una serie di partite proibitive. Pareggio quindi per il Carpinieti contro il Salso Maggiore, Carpinieti allenato da Pattaccini che botta è uno della nuova guardia, diciamo, al pari di Siligardi, l'allenatore della Bagnolese che guarda caso è uno di quelli che sta facendo meglio, quindi che le nuove generazioni siano effettivamente, stiano partorendo allenatori abbastanza capaci, no? Dopo sentiamo anche Bovo, però. Esatto, abbiamo la Cassazione. Guarda, io ho iniziato da 2 anni a fare allenatore, ho avuto questa fortuna e opportunità data dalla società. E la cosa che secondo me è importante è che la cosa venga fatta con entusiasmo. E uno all'inizio deve essere abbastanza umile e capire che per diventare un allenatore e per capire tante cose che da giocatore è molto, molto più semplice, certo. Ci vuole del tempo, ci vuole l'esperienza, però uno se con umiltà e con le proprie capacità, le proprie idee cerca di trasmettere alla squadra, secondo me può far bene. Io sono sicuramente sono Simone Siligardi, ci ho giocato contro tantissime volte, lo conosco bene, non avevo dubbi su questo, non avevo assolutamente dubbi, so come lavora. Secondo me potrà farà benissimo. Pattaccini l'ho incontrato tantissime volte da giocatore e sta facendo bene, ha vinto un campionato, sta facendo bene in eccellenza, ha dei buoni giocatori, ha giocatori esperti da categoria e questo è importante legandomi al fatto che diceva prima Bobo, però è chiaro che è importante lavorare con entusiasmo e avere delle proprie idee, poi dopo l'allenatore è figlio di tantissime
piccole fortune, sfortune, ma in campo ci vanno i giocatori, è chiaro che l'allenatore deve cercare di dare il suo contributo. Bene, Bobo, notario, avevo la settimana scorsa qui Luca Ferrari, ha detto, e mi ha molto colpito questa sua dichiarazione, che non ha mai incontrato un allenatore come quello che aveva a Bagnolo, ovvero Siligardi, preparatissimo, bravissimo, tecnica, tattica, tutto. Mi dai un tuo giudizio sul suo modo di allenare, se l'hai visto, magari più che altro mi interessa a livello tattico, poi anche di Pattacini, perché veramente l'idea è che queste nuove generazioni abbiano quel quid, quel qualcosa in più che possa effettivamente fare la differenza anche laddove magari la tecnica non è a livello, che ne so, di Nibbiano piuttosto che Rolo, insomma così, ecco. Ma sono due ragazzi giovani dove quando si è giovani si comincia a fare allenatore. Un allenatore ci sono delle stagioni che vive, quelle iniziali sono quelli dove c'è molto entusiasmo, dove ti aggiorni di continuo, dove cerchi di dare tanto alla squadra, dove a volte pensi anche di dare molto di tuo alla squadra. E fin troppo pensi. Forse sì. E il mio modo di vedere dopo tanti anni di aver allenato anche diverse categorie è che sì, gli allenatori sono tutti bravi, però anche io inizialmente vinci qualche campionato, pensi di essere bravo, di aver fatto il massimo perché quel giocatore lì con te ha fatto molto. Gli allenatori sono bravi quando hanno dei giocatori bravi e riescono a toccare di questi giocatori il nervetto giusto per farli rendere, e soprattutto se hanno le società giuste, perché fare l'allenatore oggi è molto difficile, non solo per quello che riguarda il campo ma per tante altre sfaccettature. Oggi ci sono i ruoli contrapposti, e l'allenatore è diventato, delle volte sembrano in una cooperativa, invece l'allenatore è un ruolo dove secondo me davanti ai giocatori deve essere sempre credibile. Quindi l'allenatore è bravo anche quando lo aiutano gli altri a essere bravo. Quindi se c'hai dei giocatori che sono bravi, tu sei bravo. È vero quello che dicevi prima però, che se uno è sprovveduto, che fa l'allenatore tanto per farlo, il giocatore lo sente, semmai non ti segue neanche. Quei due ragazzi che hai parlato prima sono bravi, lo stanno dimostrando, ma ci sono tante stagioni che dovranno ancora vivere, gli auguro di viverne tantissime, dove si accorgeranno pian piano che l'allenamento del campo diventa molto meno importante della gestione di tutte le situazioni settimanali o giornaliere durante le partite, che fa la differenza. Luca? No, sempre in tema, velocemente, Bobo, dov'è che non ti riconosci in queste nuove leve, dove con un po' di presunzione vorresti dare un piccolo consiglio? No, non è che non mi riconosco, anzi io sono stato, ho allenato da giovane, adesso sono navigato, io mi riconosco e a me piacciono gli allenatori che fanno gli allenatori proprio come, per me l'allenatore deve essere quello che rispetto ai ragazzi ha una credibilità incredibile. Emerge. Perché altrimenti se perdi credibilità, certo, fai fatica, certo, a risalire. L'allenatore deve essere il capobranco. Io chiedo questo. Oggi invece per tanti motivi, ma sto parlando dalla Serie A, alla terza categoria, ci sono delle contrapposizioni di ruoli, anche di altri ruoli che secondo me non vanno bene. Chiarissimo. E io chiamo il primo blocco di pubblicità, però restate qui perché abbiamo ancora tanto di cui parlare, tanti gol da vedere, insomma non potete andare via, a tra poco, vi aspetto. Zatti Top Class, unica concessionaria Toyota per Reggio Emilia e concessionaria Lexus per Reggio, Modena e Parma. Vasta esposizione vetture gamma Toyota e Lexus a vostra disposizione per la prova su strada. Officina Toyota e Lexus e magazzino ricambi specializzati. Zatti Top Class, il tuo nuovo riferimento per Toyota e Lexus a Reggio Emilia. Rieccoci tornati a 91esimo minuto, io vado subito da Daniele Calcioreggiano che ci fa una panoramica sul campionato di prima categoria. Esatto, allora andiamo a vedere cosa è successo nei campionati di prima categoria dove ovviamente ci sono squadre reggiane impegnate. Allora, nel girone B la cosa che si fa notare subito è che le due squadre di Borgo Taro si sono fermate entrambe, una sconfitta e una ha pareggiato. Ne ha approfittato il Boretto che con la vittoria ottenuta contro la Casalese si avvicina alla vetta.
E mentre da notare che il Gattattico è ancora senza vittorie e si è fatto scavalcare anche dalla Povigliese ed è quindi ora ultimo da solo. Passando invece al girone C, vediamo che il San Prospero Correggio ha perso la vetta in favore della Vis San Prospero di Modena. Invece è caduta la Fal Galileo sul campo dell'Athletic CDR sempre di Modena. E passando invece al girone D, che è il girone sicuramente più divertente, perlomeno questa domenica, dove si sono segnati ben 37 gol. Non c'è stata una partita dove sono stati meno di 3 gol. E guida la Flos Frugi, la squadra di Fiorano. Ma balza all'occhio sicuramente il Vezzano, che è trascinato letteralmente da Bomber Morani, che con questa tripletta sale a 9 reti fatte in 5 partite. Quindi grazie a questo bottino, insomma, sta trascinando la squadra della collina nelle parti alte della classifica. L'Atletico Montagna invece, che era primo fino a un paio di settimane fa, incappa in un pareggio sul campo della neopromossa Albinea. Perfetto Daniele, bene così, io direi di inaugurare i discorsi sulla promozione. Vado da Anna e ci andiamo a vedere. Adesso andremo a vedere la promozione girone A, Castelnovese Mele Tolese, Piccardo Traversetolo e Monticelli Montecchio. Non basta una prova tutto cuore, grinta e sacrificio alla Castelnovese Mele Tolese per battere un Piccardo Traversetolo sprecone e apparentemente non in giornata. Gli uomini di Abati tengono in scacco gli avversari per quasi un'ora, ma nella ripresa sono costretti ad una capitolazione fino a quel momento immeritata. Il più ispirato degli ospiti appare fin da subito Martini, che al quinto, dopo un'azione personale di qualità, prova il tiro dal limite ma ha poca fortuna e il pallone finisce di poco alto. Al sedicesimo, un lancio di picchi viene controllato al volo da Martini, che ancora una volta spedisce sopra la traversa. I padroni di casa si fanno vedere 5 minuti dopo, quando una punizione di Terranova sfiora il palo. È il preludio al vantaggio, che arriva al 36esimo su calcio di punizione. Un tiro che non pare irresistibile, ma che invece, proprio per la sua dinamica a mezza altezza, rimbalza di fronte a Medioli, insaccandosi alle sue spalle. Il primo tempo si chiude senza ulteriori scossoni, con l'esclusione di un curioso contatto, senza conseguenze, a pochi secondi dallo scadere. Nella ripresa si vede subito il cambio di marcia del Piccardo, che al primo minuto sostituisce Pagano con Bersi. Dopo un primo avvertimento di Chiurato, che di testa manda a lato, lo stesso viene atterrato da Biggi al quindicesimo. Per l'arbitro San Giorgio di Imola non ci sono dubbi, è rigore. Martini, dal dischetto, opta per la soluzione di potenza e mette la palla sotto la traversa, pareggiando. Non passano nemmeno 3 minuti e lo stesso attaccante punisce ancora i padroni di casa. Cross di Guareschi e Martini di testa. La deviazione di De Ioanni non basta a salvare la propria porta e il Piccardo Traversetolo passa in vantaggio. Abati, a questo punto, prova a rimescolare le carte, cercando di ottenere una squadra più offensiva, ma è Embersi, del Piccardo, a rendersi pericoloso in contropiede al 31esimo. Salta tutta la difesa e anche il portiere, ma il tiro viene respinto da Iotti sulla linea. È l'ultimo vero brivido di un match colmo di rammarico per i padroni di casa, sconfitti ma a testa altissima. Montecchio beffato allo scadere sul campo del Terme Monticelli, che si impone con un rigore di Rabitti. Una beffa per il Montecchio, che non è capace di concretizzare il sostanziale dominio dimostrato nel primo tempo e permette ai parmensi di avanzare il baricentro nel finale fino all'episodio fatale del rigore. Come detto, la prima frazione è un monologo ospite. Al quarto, Perla calcia dai 30 metri, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Al 14esimo, Foresta impegna Artica alla difficile deviazione in angolo dal limite. Al 14esimo, lo stesso Foresta lancia lo giudice a tu per tu col portiere di casa,
che respinge la conclusione, ma lo stesso lo giudice rimette al centro. Benassi tira di prima intenzione ma trova la deviazione di un difensore. La palla finisce sul piede di Bertolini che calcia debolmente tra le braccia di Artic. Al 30esimo ancora lo giudice ha la palla buona per il vantaggio, ma prima scivola e poi tenta un pallonetto senza inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa, al 21esimo, è ancora Montecchio a farsi pericoloso con una percussione sulla fascia di Bertolini che mette in mezzo per lo giudice, un pallone invitante, ma che la punta cicca clamorosamente mancando l'impatto col pallone. Al 23esimo si fa vedere il Monticelli su una punizione dalla tre quarti, Malpeni in tuffo manca di poco il centro. Al 26esimo, sempre sul calcio da fermo, il Montecchio si fa pericoloso con Malpeli, che dribbla il diretto avversario ma calcia debolmente tra le braccia di Bolzoni. Al 44esimo l'episodio chiave del match, ovvero lancia Rabitti, che viene atterrato in area di rigore da Bolzoni. Per l'arbitro non c'è dubbio, espulsione del portiere e calcio di rigore. Dal replay si può vedere bene la mano del portiere che cinge la vita di Rabitti. Il Montecchio ha finito i cambi e così ad indossare i guantoni è Bondi, che si sistema tra i pali, ma non può nulla contro la conclusione di Rabitti che vale il gol vittoria per il Terme Monticelli. Castelnuovese, Meletolese beffata quindi dalla Piccardo, nonostante il vantaggio iniziale, beffato anche il Montecchio che ha perso quindi all'ultimo su calcio di rigore. Però io vado dai miei ospiti, cominciando da Botta. La cura Bati a Castelnuovo sta cominciando a dare i suoi frutti, perché è vero che è arrivata una sconfitta, ma intanto si è mossa la classifica la settimana scorsa e qualcosa di meglio rispetto alle prime giornate si è visto, no? Ma guarda, io non giudico quello che si è visto perché non lo so, non ho visto le partite. Ha pareggiato domenica scorsa, giusto? Sì, primo punto. Oggi ha perso contro la Piccardo. Passando in vantaggio. Sì, e ci può stare comunque, certo, perché comunque è una delle migliori squadre. È in assoluto la squadra sulla carta che ha speso, tra virgolette, anche di più. Di più. Però anche lì si torna al discorso di prima. Il campionato è iniziato da poco, ha tempo per recuperare. È chiaro che dovrà lottare fino alla fine, perché comunque rispetto ad altre squadre secondo me ha qualche cosina in meno, però comunque secondo me c'è tutto il tempo per provare a risalire e poi provare a lottare fino alla fine, insomma. Perfetto, io a notare invece vorrei chiedere un parere su Brescello e Montecchio. Abbiamo visto il Montecchio ha perso all'ultimo sul calcio di rigore, il Brescello ha iniziato un po' col freno a mano tirato, sembra essersi ripreso, dovrebbe avere, se guardiamo la classifica, dovrebbe aver riagganciato il primo gruppone, insomma, com'è la situazione? Ma conosco un po' di più il Brescello del Montecchio, e il Brescello secondo me è una formazione dove pian piano salirà la classifica. Mi risulta che credo almeno che il loro obiettivo sia quello di un campionato medio-alto. Montecchio lo conosco poco e non riesco a giudicarlo. Va bene. È una domanda, dopo ce ne avevo una anche per Beppe, al mister Bobo Notari. Saresti andato tu a Castelnuovo? E seconda domanda, se ti sei posto, dopo col pedigree che hai, dei paletti per rientrare, diciamo, nel giro, cioè tipo minimo eccellenza oppure squadra da vertice? Però questa volta devi togliere i panni del diplomatico e dire la verità. No, la verità è che c'è un progetto dove le cose sono fatte nella maniera giusta e dove vedi che puoi andare a farlo allenatore, io prendo in considerazione tutto. È normale che dopo tanti anni e dopo anche qualche bruciatura cerchi di guardare bene, di prevenire. La categoria non è più importante alla mia età, è importante però sapere dove vai. È normale che se riuscissi a stare più alto, visto che c'ho il cartellino che lo posso fare, che ci ho già allenato, preferirei, ma però non è che abbia. Mi piacerebbe sapere appunto dove vai e cosa c'è, anche se nel calcio di oggi i progetti sono difficili. No, in gimmeng. Detta in inglese. Che vuol dire antico. Non ce n'è, so. Perfetto.
Anna, secondo giro di sms per i nostri ospiti. I nostri telespettatori ci hanno inviato tantissimi sms. Il primo è per Ingari. Dopo aver lasciato la Reggiana, il suo è stato un girovagare per l'Italia, scendendo di 3 categorie. Cosa le è mancato per continuare Lega Pro? Ma mi è mancato principalmente un discorso legato sempre al fisico, perché ho avuto altri problemi dopo, anche sempre in Lega Pro. E dopo, dopo anche l'età, c'è stata una rivoluzione nel mondo della Lega Pro, associata all'età media del passaggio dalla C2, C1 a C unica. E in quegli anni sono rimasti tagliati fuori parecchi giocatori di una certa età che erano considerati già vecchi, che non servivano più a 26-27 anni, e io ero proprio in quella fascia d'età. Però insomma, poi ognuno ha, ci sono anche altre strade, c'è Serie D, ci sono anche altre categorie da rispettare, per cui non c'è stato nessun problema dopo. Un'altra domanda dei nostri telespettatori è per il mister Botta. Qual è la differenza nell'allenare una squadra di prima e una squadra di promozione? Differenze per quanto mi riguarda non ce ne sono. Un allenatore deve cercare di dare qualcosa ai propri giocatori, cercare di tirare fuori il meglio sia in prima, seconda, terza categoria, non cambia. E è chiaro che bisogna anche essere bravi ad adeguarsi alle capacità dei giocatori, perché è inutile fare determinate cose con magari giocatori che hanno caratteristiche che non ti permettono di tanto per fare. Dunque bisogna sempre vedere che tipo di giocatori hai, a prescindere dalla categoria, e poi cercare di dare, di far tirare fuori il massimo da questi giocatori sostanzialmente. Grosse differenze non ce ne sono. Ok. Un ultimo messaggio. Dei nostri telespettatori, sono i complimenti al preparatore della Folgore, uno dei più bravi in circolazione. Questo sono sempre a pagamento, Anna. Okay. Perfetto. Facciamo abbonamenti mensili. Torniamo da Daniele. Calcio Reggiano ci presenta il turno infrasettimanale che si giocherà domani, promozione girone A, girone B, e poi anche la terza categoria Reggio si giocherà domani. Andiamo a fare anche il sunto, terza categoria e seconda. Esatto. Allora, guarda, domani appunto turno infrasettimanale in promozione e terza categoria a Reggio Emilia. E, allora, in realtà si gioca il settimo turno, ma in realtà è l'ottava giornata. E nel girone A tutte le partite alle 20:30, interessantissimo turno perché le prime quattro in pratica si scontrano in scontri diretti. Quindi abbiamo Piccardo Traversetto, Terme Monticelli e Agazzanese contro Pallavicino. Mentre nel girone B... Si sa che il derby è Brescello, eh? Brescello Castelnuovese. Sì, certo, assolutamente. Nel girone B invece Castellarano-Vignolese, segnaliamo che si giocherà sul sintetico di Villalunga di Casalgrande alle ore 21, tutte le altre partite invece sempre alle 20:30. È una cosa, volevo chiedere a mister Botta, che partite sono queste? Lasciamo la grafica che il mister ce le può spiegare, compresa la sua partita. Che turno è? Il nostro campionato, questo girone qua è un girone che, se si eccettua le prime due in classifica, hanno 21 punti, che sono Sogliarese e Rosselli. La terza in classifica, la Scandinese, ha 13 punti. Da 13 a 7 punti ci sono tutte le altre squadre. È un campionato difficile, dove una partita che secondo me interessante potrebbe essere per Siceto Scandinese. Sono due buone squadre. E secondo me è una... anche Campagnola Fabbrico penso sia un derby, un bel derby della bassa. Alta tensione. Campagnola Fabbrico, anche la Pieve Sogliarese, vediamo cosa, se la Sogliera riesce a fare risultato pieno anche a Nonantola, che Nonantola sulla carta è una squadra che potrebbe, sì, potrebbe rimanere nei piani alti della classifica, diciamo. Perfetto, bene mister, passiamo alla terza. Sì, per la terza ecco qua il programma delle partite che si giocheranno domani sera, anche qui ovviamente tutte in notturna. E adesso, andando a parlare della panoramica generale, diciamo qualcosa sul Ligonchio, sì, che è nettamente la sorpresa dopo essersi riseparato dal Collagna. Siamo magari a mettere la classifica, sì, la terza. Sta sorprendendo un po' tutti. Adesso hai preso in contropiede Daniele. Esatto, mi hai spiazzato completamente. Hai sorpreso anche Daniele. No, adesso. Ma ci sono. Eccoci, no, qua. Va bene. Adesso guardiamo anche la classifica. Ecco qua, infatti spicca nell'ultimo turno la sconfitta della Reggio Calcio, che era prima in classifica. E il Ligonchio, appunto, come dicevamo, ne ha approfittato. È l'unica squadra che rimane ancora imbattuta nel girone.
e niente, speriamo che, insomma, essendo una località anche dove è difficile fare calcio, perché sappiamo che in montagna... Sì, tra l'altro in questi giorni sono, si è visto anche qualche fiocco di neve, quindi speriamo che non sia un inverno proibitivo. Parliamo come squadra simpatia, insomma. Esatto, parliamo seconda categoria e poi torniamo a vederci dei gol. Esattamente, allora, per la seconda categoria direi di fare una panoramica legata a dei numeri chiave. Allora, per la seconda categoria girone D, che come sappiamo è imbottita di squadre reggiane, segnaliamo che il bomber Beatrici del Levante ha raggiunto domenica i 200 gol in categoria, mentre però bomber Manvilli, nonché capitano del Sporting Cavriago, ha raggiunto i 100 gol, però è molto più giovane, quindi ha tempo per recuperare. Levante e Sporting Cavriago non a caso erano state indicate da noi come le favorite del campionato. Il Levante è a punteggio pieno, quindi diciamo che ci abbiamo azzeccato. Sporting Cavriago sta facendo un po' più fatica, tra l'altro si incontreranno domani in Coppa nel ritorno della semifinale di Coppa di Seconda. Per quanto riguarda invece il girone E, il Baiso è a punteggio pieno, quindi 5 su 5. L'avevamo indicato anche qua come squadra favorita, si sta mantenendo, appunto, sta mantenendo le attese. Nel girone F segnalo il Santos, che è secondo in classifica, ma dopo 5 turni con solo 4 gol fatti e 2 subiti, è una curiosità. Quindi sta ottenendo una difesa importante e con degli 1-0 che fanno sempre felici, cubano sempre, fanno sempre 3 punti. Esatto, insomma, quindi non era magari indicata come una delle favorite, però è da tenere molto d'occhio. Guida per ora la Sammartinese gloriosa. Perfetto, allora io direi di tornare in promozione, inauguriamo il girone B. Anna, quali partite? Adesso andremo a vedere Fabbrico Monteombraro e a seguire interviste di Corghi e Mister Iori. Al Soprani di Fabbrico va di scena in promozione girone B Fabbrico Colombaro, in completa tenuta rossa i padroni di casa. Un minuto di raccoglimento per ricordare Stefano Caroni. Si parte con la squadra di Mister Iori alla ricerca di punti importanti dopo un momento, no? Il Colombaro è comunque un cliente ostico fin dall'inizio. La squadra di Iori cerca di stringere i tempi, c'è anche un po' di agonismo di troppo, l'arbitro Beitullah non sempre riesce a controllare una partita comunque spigolosa. Nazzani dal limite cerca di sorprendere Di Celia, che è bravo, però l'azione importante è all'ottavo, Fino crossa, spizza Valenti, Ferrari è bravo sul secondo palo a anticipare la difesa del Monteombraro, non sembrate in questo caso posizionato in modo perfetto. Vantaggio al primo affondo, all'ottavo ci voleva, il Fabbrico inizia bene questa partita. Poi Dominici recupera un buon pallone ma non trova la forza dal limite, Di Celie si accartoccia su una conclusione angolata ma debole. Si distende il Monteombraro, Coghi forse rischia di commettere una leggerezza e bravo Rufo a leggere la giocata del compagno e uscire in anticipo. Poi il Monteombraro ancora da sinistra, questa volta è Toni che controlla botta sicura davanti a Rufo che si supera ed evita il pareggio. Monteombraro è bravo a ripartire, questa volta Nazzani deve fermare Perziano con le cattive, c'è il giallo per lui. Modenesi che prendono fiducia, però il Fabbrico ha l'occasione giusta, 1-2 tra Valenti e Rufo che però spreca tutto dopo una bella discesa e sparacchia alto, era un'ottima occasione per il raddoppio. Porziano, bello il cambio di lato per Morotti, classe 96 interessantissimo che punta e salta Ferrari, la sua conclusione, tiro cross anticipata da Rufo, brava ad anticipare Manfredini. Partita bella e vibrante, ancora Rufo dalla sinistra che anticipa la difesa del Monteombraro, entra in area, al momento di calciare cade a terra, per l'arbitro è tutto regolare. Un altro contatto dubbio dopo un minuto tra Zecchetti e Manfredini, per Beitullah ancora tutto valido. Al 37esimo bravo Rufo a uscire coraggiosamente sui piedi di Franceschini, il Monteombraro guadagna campo. E ancora infatti al 42esimo sulla sinistra bello il cross di Manfredini per Morotti che appoggia in rete il pareggio a 2 minuti dal
dallo scadere del primo tempo. Doccia fredda per il Fabbrico, che aveva giocato un primo tempo di altissimo livello, ma i modenesi hanno reagito e pareggiato. Deve rifare tutto da capo la squadra di Cristian Iori. Ci prova subito Dominici, servito da Valenti, una ripartenza, brucia l'avversario diretto dal limite dell'area, appena entrato un bel diagonale che fa la barba al palo di Di Ceglie, che sembrava battuto. Fabbrico quindi reagisce, cerca di recuperare il terreno perduto. Coghi dalla destra, tiro cross che si infrange sulla rete esterna di Di Ceglie. Ancora Dominici che entra dalla sinistra, cerca di sfondare, viene murato da Pignatti. Fabbrico che cerca di stringere i tempi, anche se il Montombravo è bravo a chiudersi. Sulla punizione dai 30 metri di Nazzani, Di Ceglie deve metterci le unghie per deviare sopra la traversa. La partita scende un po' di ritmo, le squadre sentono la stanchezza. Il Fabbrico cerca con le ultime risorse di portare a casa i tre punti che servono come l'ossidio. C'è comunque ormai un po' di frustrazione, qualche fallo di troppo anche Nazzani, tra i più intraprendenti, non prende bene il cambio con lo sbuzzo Melea, c'ha anche un gesto di stizza comunque comprensibile vista la posta in palio. In campo anche Beccaria da metà del secondo tempo, infatti è l'attaccante del Fabbrico che serve in area un pallone, Coghi lo stampa sul palo, Bitula vede un fallo di confusione e libera l'area. Poi ci sono ancora gli ultimi assalti del Fabbrico, Beccaria ribattuto forse con un braccio, Fabbrico gioca praticamente in area del Monte Ombrario gli ultimi 5 minuti, ma la situazione non riesce a sbloccarsi. Allora all'ultimo momento Coghi spizza sul secondo palo per Beccaria, che però non riesce a ribadire in rete. La partita giunge ai titoli di coda, finisce 1-1. Un primo tempo molto bello, intenso per il Fabbrico, un punto che fa morale, la conferma che il Montombrario comunque è una squadra rivelazione. Siamo con Andrea Coghi al termine di Fabbrico Montombrario, una partita combattuta, un primo tempo molto bello, vibrante. Cosa vi è mancato per dare il colpo al capo? Allora, sinceramente sono contento di quello che abbiamo fatto oggi in campo, rammarico per probabilmente l'unica occasione, una delle poche comunque occasioni pericolose del Montombrario. Abbiamo concesso questa palla strisciata in mezzo all'area, non si è riusciti a chiudere in tempo e probabilmente sotto porta saremmo dovuti stare un po', essere un po' più cattivi. L'assenza di Beccaria quando ci sono quelle palle vaganti in area si fa sentire, e anche alla fine quando l'ho spizzata io di testa, non so se si vede nelle immagini, qualcuno forse poteva andarla a mettere dentro, però siamo contenti, dobbiamo partire da queste certezze, da questa prestazione, dall'aggressività che abbiamo avuto in campo. Nel primo tempo secondo me il risultato è molto bugiardo, e poi lo è anche alla fine, perché il primo tempo se potevamo fare altri due gol non c'era nulla da dire. Abbiamo subito questa ripartenza con un cross in mezzo all'area dove ci siamo fatti prendere su in malo modo e abbiamo preso il gol al 43esimo, quindi bastava chiudere la prima frazione in vantaggio che secondo me la partita si sarebbe potuta mettere in un modo molto diverso. Tutti, compreso il sottoscritto, visto che comunque la squadra l'abbiamo fatta insieme con la società e con tutti dei ragazzi che ho già allenato, abbiamo bisogno di fare un bagno di umiltà e di guardarci ognuno nel proprio io, perché così è dura, perché comunque quando vai a giocare contro delle squadre come il Montombrario, che sono il Fabbrico dell'anno scorso, ci mettono cuore e anima. E che io e i miei ragazzi non posso dire che non ce la stiano mettendo, anzi, però forse come hai detto te, questa ansia di dover dimostrare, di dover far risultato in queste prime 7 partite che ci è andato veramente molto male tutto, perché col Maranello potevamo pareggiare clamorosamente un 3-0, 3-3, abbiamo avuto 3 occasioni per fare il 3-3 che non è andata bene. Oggi secondo me ci stava di fare il secondo gol, con la Pieve Nonantola abbiamo perso 2-1, ma secondo me grida vendetta. Insomma, ci manca qualche cosa. E siamo tornati, secondo blocco di pubblicità, a seguire Scandianese la Pieve Nonantola e l'intervista a Mister Iemmi. Vi aspetto. Convincente e preziosa vittoria della Scandianese che tra le mura amiche supera la Pieve Nonantola per 3-1 e aggancia i modenesi in classifica al terzo posto, dietro le corazzate Rosselli Mutina e Soglierese.
Dopo un'innocua punizione di Di Maria, la scandianese si fa pericolosa al 17esimo con Matteo Ferrari, che innesca Carobbi a centro area, ma la conclusione della punta è deviata in angolo da un difensore. Al 29esimo ci prova Molteni da fuori sugli sviluppi di una punizione, ma la sua conclusione è da dimenticare e finisce all'esterno. Al 38esimo, grande occasione per la Pieve Nonantola. Cross da destra di Boschetto per Pecola, che conclude da distanza ravvicinata, ma trova l'opposizione di istinto di Thomas Ferrari, che poi blocca anche la conclusione dal limite di Del Villano. Due minuti dopo si conferma ancora una volta la regola non scritta del calcio: gol sbagliato, gol subito. Caselli innesca Rizzuto in area, cross basso per la corrente Carobbi appostato sul secondo palo, che in scivolata insacca il gol del vantaggio che porta le squadre al riposo sull'1-0. Ma ad inizio ripresa gli ospiti pareggiano. Al terzo lancio del nuovo entrato Medis per Pecora, che scatta sul filo del fuorigioco e supera Ferrari con un preciso pallonetto per l'1-1. La scandianese non ci sta e preme alla ricerca del nuovo vantaggio. Al 23esimo bel tiro a giro di Rizzuto, deviato da Amadori, che trova la pronta risposta di Battara, che devia in angolo. Al 26esimo Pecora, servito da Boni, ha sui piedi l'occasione del sorpasso, ma controlla male, consegnando la sfera all'estremo di casa. Al 28esimo la scandianese torna in vantaggio. Carobbi conquista un fallo sui 20 metri. Rizzuto si incarica della battuta e scavalca la barriera, superando imparabilmente Battara sul primo palo. È il gol che vale la vittoria, consolidata in pieno recupero da Curti, che, servito da un tacco di Campani, finalizza un contropiede saltando Battara in uscita e depositando in rete per il definitivo 3-1. Siamo con il mister della scandianese Iemmi. Dopo un buon primo tempo la squadra ha subito il pareggio, ma è riuscita comunque a rimanere compatta ed andare in vantaggio. Sì, l'analisi è giusta, abbiamo fatto un buon primo tempo, giocato bene, potevamo comunque andare a riposo anche con il doppio vantaggio. Il gol subito all'inizio del secondo poteva essere comunque uno shock che potevamo pagare, invece i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto fino alla fine. E poi secondo me l'abbiamo vinta meritatamente, insomma. Eccoci di rientro, flash, perché siamo in chiusura sul girone. Notari, Botta, che tipo di girone è questo? Anzi, Botta me lo ha già detto praticamente prima, chiedo a Ingari. Che tipo di girone è questo, il B di promozione? A me? Sì, okay. Flash. No, è un girone dove secondo me ci sono due squadre che hanno un organico che lo dimostra la classifica, stanno facendo forse di più di quello che ci aspettava, perché sono a punteggio pieno, sto parlando di Sogliarese e Rosselli, però secondo me hanno i due organici più importanti del campionato, con altre squadre tipo Campagnola, la Pieve, che avevano fatto degli organici importanti, ma sono partite in maniera diversa, anche perché adesso col fatto che hanno fatto punteggio pieno penso che dalla terza ci siano già 13 punti. Ok, perfetto. Beppe? Beh sì, io ho dei compagni che giocano a Scandiano, scandianese, tipo Curti, che ha fatto gol, e so che sono giocatori di valore, per cui insomma faccio il tifo per loro. Certo, perfetto. Valentina, siamo ai saluti. Saluto gli ospiti in studio e Riccardo Coconcelli, regia. Perfetto, io invece vi ricordo la replica, che è per domani più o meno 17.30 sempre su Telereggio. Invece, se volete vedere la puntata su web, sarà fruibile più o meno da giovedì sui canali YouTube di Telereggio, sul sito reggioonline.com e sul sito calcioreggiano.com. A me non resta che salutarvi. Se ci volete venire a vedere in diretta, l'appuntamento è ancora a martedì prossimo intorno alle 22.55-23. Ciao a tutti. Ciao Stefano, ciao Guido, ciao ciao.